tranquilla, mi sono fatta. Forza di! Bellissima per il centrodestra ritrovarsi. È stato molto bello perché ci siamo ritrovati davvero tutti quanti, nessuno escluso. Ed è stata una splendida campagna elettorale. Dice di sì. Così anche ricca di tante conoscenze, di tante belle cose che abbiamo fatto insieme. E poi guardate, io mi avete detto dall'inizio che sono vecchia, ma quanti ragazzi ho avuto intorno, ma quanti? Che altro, come succede in politica? Ho fatto pure qualche solitario non mi sono riuscito quasi mai, ma evidentemente perché ero abbastanza, facevo finta di non essere tesa, vedete, vedete il 49, il 49,5, il 49,4, il 49,6, pazzesco, veramente pazzesco. Comunque la politica è così, ragazzi, tutto sta a saperla affrontare, io più o meno la so affrontare, ho avuto veramente tanti incontri con questi ordini professionali, con le categorie, con i sindacati. Con i sindacati vi devo dire che sono stati gli incontri veramente più belli, più concreti, e anche perché ci sono state delle assonanze anche con sindacati che potrebbero essere lontani culturalmente da me, ma che nei contenuti invece io ho sinceramente condiviso, ma perché ci credo veramente, perché soltanto ascoltando la gente si possono conoscere tante di quelle cose che altrimenti non riesci ad avvertire, no? Non è che puoi sapere tutto, puoi essere così presuntuoso da dire ho la soluzione per ogni cosa, assolutamente. Ho ascoltato tanto e ho notato che la gente voleva proprio trovare qualcuno che li ascoltasse, ecco. E questa è stata una cosa che mi è particolarmente piaciuta. E ha trovato il risultato che ha avuto non solo la Meloni, ma potrei dire tutto quanto il nostro governo, no? Quella è la cosa essenziale, perché da un lato si è ribadita la stabilità del governo in Italia e dall'altro si è anche visto che insomma in Europa l'Italia può anche contare di più. Poi si vedrà anche che tipo di accordi ci saranno con la Meloni, fino a un certo punto, spiritoso. Ma in fin dei conti la satira si può anche accettare, non si accettano le offese, quelle no, quelle mi hanno fatto molto male, veramente molto male. Grazie. Prego. Andrea, vieni che sei stato il più votato, vieni, sei stato il più votato. Spero che arrivati alla mia età siate belli e simpatici come sono io. Con la tua forza. Se ci arrivo la mia. Ma non sanno che ho una zia di 109 anni. Brava Diana! Non lo sanno, glielo dico adesso sulla fine della campagna elettorale. Separati, siamo stati vicini, abbiamo creduto molto nell'unità del centrodestra, perché crediamo sia un prezioso, bisogna assolutamente conservare e preservare. Con l'unità del centrodestra noi possiamo vincere sempre. L'abbiamo sempre detto, abbiamo vissuto anni un po' difficili, Adriana è riuscita a metterci insieme, per noi è stato un atto dovuto.